Innanzitutto, per prima cosa, io penso sempre a fare qualche assist per i miei compagni, che già è da un bel po' che no, è da Reggio, se non mi sbaglio, che non faccio assist. Speriamo, prima di tutto di cominciare a fare qualche assist e poi se il gol arriverà sarò felicissimo. Perché già le squadre ci cominciano a studiare, magari pure contro il Varese, se avete visto il primo tempo c'era Fiammozzi praticamente che mi giocava uomo. Però noi diamo sempre il 100%, se non vado io va Crisetic oppure quello che giocherà, quello che deciderà il mister. Però per prima cosa è portare a casa un buon risultato. Sì, troveremo un ambiente caldissimo, cominciando dai tifosi dell'Avellino, però noi andiamo ad Avellino per giocarci sempre la nostra partita, per cercare di imporre il nostro gioco, di portare a casa dei punti importanti che ci possono proiettare veramente in un sogno che speriamo che diventi realtà. Camillo è un grande amico perché siamo stati 2 anni qui a Crotone, 2 anni bellissimi, però quando inizia la partita siamo nemici, poi quando fischierà la fine saremo di nuovo dei grandi amici. Sì, sicuramente ci sono dei giocatori d'esperienza che hanno fatto molti anni in Serie B, sanno come comportarsi in campo, però noi staremo attenti a non mollare nemmeno un centimetro perché solo così puoi portare a casa dei punti da Avellino perché sarà una partita difficilissima. Però noi giocando da Crotone, secondo me, possiamo fare veramente bene. Questo che non ci può fare altro che piacere perché come vediamo quando andiamo in giro per la città c'è tanto entusiasmo, ci trasmettono entusiasmo i tifosi. Ci fa un grande piacere che seguono la squadra anche in trasferta in massa perché ci serve una mano cioè ci serve una mano da tutti. Stando tutti uniti possiamo fare veramente qualcosa di importante. Sicuramente Una cosa diversa, è diciamo. diversissimo perché a Lecce sì, ho giocato 20 partite, poi sono stato fuori per infortunio perché c'era il Mondiale Under 20, però vincere un campionato con il Crotone, per come eravamo partiti. Poi da protagonista, secondo me, è una cosa totalmente diversa, è veramente un sogno.